Sacco sotto per Master, ancora contro Friuli, si gira Master, lungo anche questo, un bel rimbalzo di Zanelli, riparte San Giorgio. Dicevo, il frastuono del palazzo copre anche le nostre punti, a volte è difficile comunicare anche tra di noi. Friuli, Friuli per Venti, sempre 2-0. Da Friuli, Master contro Friuli, uno contro uno, si gira Master,
buona difesa di Priuli, e palla recuperata da San Giorgio. Sì, gran buona difesa di Priuli. San Giorgio in attacco, Bianchi, Bianchi per Benzoni, resta il tiro, il suo tiro, rialzo di Priuli. Zanelli, Zanelli sotto per il rimbalzo di Master, forse tiro di Zanelli, rimbalzo di Master, il Varese chiama un gioco difensivo, che è una zona per San Giorgio, Scomparin, uno contro uno di Scomparin, palla per Master, Master dal mezzo. Due punti di Master, me l'ho dimenticato questo. Zanelli, Zanelli per Sebastiano Bianchi, uno contro uno. Valesin, Valesin, il tiro è corto, rimbalzo di Maiocco, Sacco, contropiede, Scomparin. Due punti, contropiede di Legano, 8-5 per la Royal. Partita veloce, divertente fino adesso. Dopo un primo momento di impasse, la Sanjo ha recuperato il gap e ora è perfettamente in partita, un tiro di distanza. Valesin, Valesin per Benzoni, sotto per Priuli, Priuli, due punti di Priuli che voleva anche il fallo, l'arbitro non è stato di questo avviso. Sacco, 8-7 per la Royal, Sacco, fallo di Valesin, fallo di Valesin su Claudio Sacco. Rimessa dal fondo per la Royal. E difesa 2 comandata da Albanesi. Sacco fuori per Maiocco, Maiocco per Scomparin, Scomparin per Corno, sotto per Masper, Masper fuori per Sacco da lontanissimo, lunga, rimbalzo di Priuli, sempre 8-7 per Legnano, attacco del sorpasso per San Giorgio. Zanelli, lunga, poi la palla è toccata un po' da tutti, Masper dice ma mi hanno spinto fuori, la palla rimane arancio-blu, che Masper l'ha toccata per ultimo, però sosteneva, e anche qui da noi della nostra postazione sembrava chiaro, che era stato spinto fuori da Priuli. Lo stesso Priuli per Valesin, che perde la palla. Ma cambio, cambio, toccata da Masper che tocca la palla, poi viene chiamato in panchina da Crotti, al suo posto entra Simone Cotani. Va a ingrossare il quintetto coach Crotti, palla fuori per Priuli, Priuli per Zanelli, Benzo, blocco di Benzo che poi esce per ricevere. Mette a posto i piedi, non ha lo spazio per il tiro, buona difesa di Legnano, ma la palla rimane a San Giorgio. Laterale per San Giorgio con la palla rimessa in campo Zanelli per Benzoni che da lì non sbaglia, e invece sbaglia, il rimbalzo di Cotani, sempre 8-7 per la Royal. Scomparin, uno contro uno, aspetta l'arrivo di Cotani che va a appoggiare, due punti. Bella azione di Legnano, due punti. Sì, dal punto di vista fisico San Giorgio non ha l'uomo, può solo cercare di non farlo ricevere in buone condizioni. Valesin, resto e tiro, fallo di Maiocco, fallo chiaro di Federico Maiocco su Valesin. 10-7 per Legnano, 3:45 al termine del primo quarto, che sta volando. Sì, non si è segnato moltissimo, ma quello era prevedibile. Priuli, Priuli fuori per il compagno di squadra Zanelli, sotto per Benzoni che viene spinto, viene spinto. Sì, spinta decisa di Maiocco, secondo fallo di Maiocco, spinta decisa ai danni di Benzoni che avrà i primi due liberi dell'incontro. Benzoni con scarpe di colori sociali, arancio blu, scarpe Sanjo, mentre parecchi giocatori sfoggiano delle scarpe verde pisello, che probabilmente è l'ultima moda. Errore di Benzoni dalla lunetta, e non è una cosa frequente per lui, gran tiratore di liberi, mette il secondo,
10 Royal, 8 San Giorgese, cambio per Legnano e fa la sua comparsa in campo Filiberto Dri, dopo essere stato tenuto a riposo per dei dolori nell'ultima partita, quella contro un tubo contro Piacenza. Rientra Filiberto Dri che porta palla. Ora palla consegnata a Capitan Sacco, scomparin per Dri. Corno marcato da Benzoni, palla per Cotani. Cotani per Sacco che ci riprova da tre, lunga anche questa. Non c'è copertura, rimbalzo, riparte San Giorgio con Zanelli che porta palla. Esce dai blocchi, poi Priuli. Benzoni marcato da Scomparin. Poi palla recuperata da Sacco. Palla recuperata da Sacco che sta per perderla, ma riesce a mantenerne il controllo. Arresto e tiro del capitano, due punti. Contropiede, ma non arrivava nessuno, allora ha scelto per la soluzione. Legnano 12, San Giorgio 8, 2:47 da giocare nel primo quarto. Valesin sotto per Benzo, spalle a canestro, marcato da Scomparin. Priuli, gli toccano la palla un po' tutti, ma riesce a conservarla. Ancora Priuli, due punti, ballazione stavolta di San Giorgio. Priuli si è liberato bene con una finta di uscita, poi è rientrato verso la palla, ha ricevuto il passaggio cronometrato del compagno, 12-10. Sacco per Scomparin per Filiberto Dri, arresto e tiro di Dri, due punti! Parabola alla Federico Ferrario degli anni 90 e canestro di Filiberto Dri. Più 4 Legnano, Benzoni che spinge via il difensore, Priuli, palla schiacciata a terra per l'amico Benzo, arresto e tiro di Benzo, lunga, rimbalzo è di Bianchi, gran rimbalzo di Bianchi che subisce fallo da Cotani. Gran rimbalzo in attacco di Sebastiano Bianchi, fondamentale perché la palla era già pronta per partire per il contropiede di Legnano. Intanto cambio, entra Soldatino Gurioli al posto di Valesin e attenzione perché Gurioli è capace di partite semi-anonime come di partite da 20 punti. Intanto due liberi per Bianchi, il primo è a segno con una tecnica buona, anzi direi buonissima. Secondo libero per Bianchi, altro libero mancino per Bianchi, stavolta è sbagliato, rimaniamo con tre punti di vantaggio e rimbalzone di Cotani, parte Legnano. Scomparin per Sacco per Dri, ancora Sacco, bomba! Claudio Sacco, bomba da fermo del capitano, più 6 Legnano, 1:28 da giocare, asciugamani agitati sulle panchine. Poi Sacco va anche a toccare il passaggio di San Giorgio, non riesce a tenere in campo la palla ma lascia 16 secondi agli avversari. Intanto nuovo cambio per Legnano, esce Riccardo Scomparin, entra Cristiano Masper, quindi quintetto di Panzer per Legnano, manca solo Maiocco per fare la quinta armata. Rimessa dal fondo per Legnano, Gurioli per Benzoni che non ci pensa su e tira, il tiro lungo ma rimbalzo ancora della Sangio. Questa ragazzi era da prendere. Questa era da prendere, distrazione difensiva grave di Legnano. Zanelli, entrato anche Saini col numero 13. Saini si gira, segna, infrazione di passi. Ottima difesa di Legnano. Infrazione di passi, fischiata a Saini al momento del giro e tiro. E ancora zona per San Giorgio con Bianchi che rientra per ultimo, poi viene a prendere il suo posto nella difesa, no, difesa è a uomo, Cotani perde palla, poi infrazione di passi clamorosa di Benzoni, esatto, che viene rilevata dagli arbitri con un certo ritardo.
momento confusionario dell'incontro, vediamo di risolvere con un canestro. Sacco, sacco per Cotani, Cotani mette giù la palla, Masper, e palla persa, confusione totale per l'attacco di Legnano, occasione buttata via da Masper prima e da Corno poi. Attacco di San Giorgio con Gurioli, spalla al canestro, segna subito Ale Gurioli, 13 secondi, ultimo possesso per Legnano, 10 secondi, chiama il gioco Crotti, Cotani in angolo, poi Gris, alza lui da tre punti, il tiro è lungo, niente di fatto, 2 secondi, 1 secondo, e il tiro della disperazione di Guglioli si infrange sul tabellone luminoso. Fine, primo quarto, 17 Legnano, primo quarto, 17 Royal Legnano, 13 San Giorgese. Ma cosa possiamo dire questo primo? Ma primo quarto da derby, primo quarto da derby, non mi aspettavo, esatto, non mi aspettavo niente di più, qualche sbavatura dovuta alla tensione da una parte e dall'altra. Vediamo ora che non perdiamo la buona abitudine di leggere le cifre. Allora, 2 per Dri, 4 per Scomparin, 7 per Sacco, 2 per Masper, 2 per Cotani. Per la Sangio 2 Valesin, 1 Benzo, 3 Zanelli, 1 Bianchi, 2 Gurioli, 4 Prilli. Stiamo subendo un pochino a rimbalzo perché abbiamo recuperato solo 8 palloni sotto i tabelloni contro i 13 di San Giorgio con 5 rimbalzi offensivi. E intanto lo speaker sta estraendo i biglietti della lotteria, chi vince va in B1 da solo, senza accompagnatore, esatto. E c'è anche una gara di tiri, c'è sempre qualcosa nell'intervallo, quindi credo che sia bella l'estrazione. Allora, caro Fabrizio, posso dirti che vedo pronto ad entrare, sta subendo la catechizzazione di Crotti, Stefano Rambaldi, infatti eccolo in campo, Rambaldi con Dri, con Sacco e con le due torri Masper e Cotani contro Benzoni, il numero 7 che è Andrea Amato, che è un signor giocatore a mio avviso, che si riprende, ed è Amato che porta palla per la San Giorgese. Blocco di Saini, c'è in campo Benzoni, c'è in campo Gurioli. Benzo, palla a terra, non riesce a tirare per la buona difesa di... Poi Gurioli prende 2 volte, 3 volte il rimbalzo, poi subisce fallo. 3 rimbalzi d'attacco consecutivi per Ale Gurioli. E fallo di Rambaldi appena entrato. Sì, poi a Gurioli, non a un gigante. Va bene, 2 liberi per Alessandro Gurioli, il quale segna il primo con una certa nonchalance. Secondo libero per l'ex giocatore biancorosso. E secondo centro. 17 Legnano, 15 San Giorgio, sono i 2 punti primi del secondo quarto, sono per i cugini. Rambaldi con Sacco, blocco di Cotani, Sacco per Rambaldi, ci prova subito dall'angolo, tiro lungo, rimbalzo di Cotani che subisce fallo da Sebastiano Bianchi. Primo fallo di Sebastiano Bianchi che manda in lunetta Simone Cotani, il quale, ahi noi, sappiamo non è uno specialista dei 5,20 metri. Il primo con la forchetta, si arrampica sul ferro e va nella retina di San Giorgio.
più 3 Legnano. Secondo libero per Cottani, stavolta è cortissimo, il primo che si è accorto è stato lui, infatti è andato a prendersi il rimbalzo. Cottani per Drill per Cottani ancora, e altro fallo subito da Cottani, stavolta da Saini. E caricando di falli. Sì, Cottani in mezzo comunque è un pericolo, per cui la difesa è sempre in apprensione. Cambio per San Giorgio, esce Saini, rientra Ale Priuli, mossa intelligente quanto mai pratica di Marco Albanese. Altri due liberi per Cottani, dai Simo fai meglio di prima. Il primo è sbagliato, continua a litigare con la lunetta Simone Cottani, riceve l'incoraggiamento del capitano. Secondo libero per Simone. E a segno, più 4, 19 Legnano, 15 San Giorgese. Benzoni marcato da Sacco, la palla passa da metà campo, Priuli per Amato. Amato marcato da Sacco, palla nell'altro lato per il tiro di Priuli dal mezzo angolo che realizza, bravo Ale Priuli, due punti che sembrano facili ma non è la zona del campo preferita di Priuli, ma ha messo comunque due punti importanti. Rambaldi per Cottani per Sacco, Sacco per Dri, linee esterne per Legnano, poi Cottani si avvicina al centro dell'area e subisce il fallo da Priuli, il quale non si capacita, ed è secondo fallo di Ale Priuli. Laterale per Legnano, palla per Rambaldi per Sacco dall'angolo, stoppato da Bianchi, forse un po' di precipitazione nel tiro del capitano, non si è avveduto dell'arrivo dell'avversario. Amato palla sotto per Priuli, ma deviata il fallo in laterale da Masper. E San Giorgio secondo me sta salendo di tono, sì, anche perché sì, siamo un po' addormentati noi e San Giorgio ne sta giustamente approfittando. Gurioli arresto e tiro e canestro da 3 di Gurioli, a sorpasso di San Giorgio, e come dicevamo aveva preso in mano il bandolo della matassa. Cottani per Sacco per Cottani, marcato da Benzoni. Cottani dal mezzo angolo, arresto e tiro sbagliato, palla salvata da San Giorgio che si getta in contropiede, rientra bene Legnano in difesa, ma l'inerzia del gioco in mano a San Giorgio. Priuli per Amato, arresto e tiro, lunga, fallo di Rambaldi, sì. Minuto chiesto da Ale Cotti, che fa bene a spezzare la inerzia dell'incontro, che a questo a 7.34 da giocare sembrava in mano alla Sangio. Sì, un bel 7-2 di parziale, come fai notare tu, la matematica non è un'opinione. Sì, sono stati sbagliati alcuni liberi da Cottani, però abbiamo tirato poco e male. Eh sì, caro Fabrizio, è dura. È un derby. Eh sì. E l'andamento sarà molto discontinuo per tutta la vita. Sì, avrà un andamento sinusoidale come la corrente alternata e senza il passaggio per lo zero. Si riparte con la palla ancora in mano a Gurioli e compagnia, attacco della Sangio per il più 4, si gira bene Gurioli e poi subisce fallo
subisce fallo da da Scomparin. Fallo da Scomparin che rientrato al posto di Rambaldi, e subito un fallo e due liberi per Gurioli, che porteranno presumibilmente San Giorgio a più 4. Buono il primo di Gurioli, più 3 San Giorgio. E fuori il secondo, rimbalzo di Masper, rimane più due San Giorgio, rimane, scusate, non avevo fatto bene i conti. Dri perde palla, no, riesce a consegnarla a Masper, che poi la perde. Amato, contropiede di Bianchi, che realizza il più 4 San Giorgio, e subito uscire dal timeout con una palla persa non è un buon auspicio. Più 4 San Giorgio, Sacco da fermo da 3, corta, non va bene. Sacco, le soluzioni di ritiro, esatto. Non c'è nulla da... Sacco chiede scusa ai compagni perché ha capito anche lui che non serviva a niente, ma Benzoni, due punti da 2. Il break di San Giorgio. E più 6 San Giorgio. Legnano si è completamente fermata, 19 punti. Scomparin per Cotani, triplicato Cotani dalla difesa, poi viene fischiato un fallo a Gurioli che forse non c'era. Coti le prova tutte, richiama Filiberto Dri e Simone Cotani, rimette in campo Federico Maiocco e Alessandro Corno, rientra Valesin per San Giorgio, in campo con Benzoni, Prioli, Gurioli e Amato. Laterale per Legnano, meno 6 per la Royal. Masper corta anche questa, blackout offensivo di Legnano, preoccupante. Sembra che San Giorgio abbia iniziato a difendere bene sotto canestro, gravandosi anche di falli, ma ha pagato questa situazione. Amato, arresto e tiro, corta, rimbalzo di Sacco, che poi perde quasi la palla, riesce a tenerla in campo, poi la perde, Gurioli, arresto e tiro di Gurioli, corta anche questa, rimbalzo di Corno, troppa confusione, troppe palle perse, veder Capitan Sacco che si fa fregare così la palla. Sacco per Corno, ci prova lui da 3, realizza! Bomba di Alessandro Corno, torniamo a meno 3, un possesso di svantaggio, attacco di Amato per Prioli ancora per Amato, che vorrebbe tirare ma non se la sente, poi va in entrata e va a realizzare due punti su... Non si è capito con Masper. Sacco si è allontanato per far andare Masper a coprire, Masper non ha capito la situazione e non ha coperto. Masper da sotto, due punti. Sì, a volte è semplice, ma a volte siamo noi che la facciamo complicata. Sempre più 3 San Giorgio. Benzoni ancora resta e tiro, no, gran palla sotto per Prioli. Questa è intesa, sì, questo è un esercizietto alla Stefano Leva, imparato dagli anni di militanza con Stefano. Maiocco chiama Scomparina a salire sul suo blocco, andare in entrata, segna Riccardo Scomparina, subisce anche terzo fallo di Ale Prioli. Azione favorevole a Legnano, intanto esce Capitan Sacco ed entra Clark Kent, che si è tolto e si è messo la divisa di Superman, esatto, entra Ale Rui naturalmente, mentre esce anche Amato, rientra Zanelli che poi sarebbe il titolare, cambia girandola perché anche Cotani al posto di Masper. Gioco di strategia. Sì, contorce. Esatto, minuto, ecco, mancava quello. Sostituzione poi minuto. Cioè gli allenatori non erano contenti.
di aver fatto entrare e uscire 3-4 giocatori alla volta. Legnano 26 e San Giorgio 29, 4-31 dal termine. Sì, con alla ripresa del gioco avrà un tiro libero Riccardo Scomparin per il terzo fallo subito. Terzo fallo di Priuli, pesante. Sì, pesante, ma sai, San Giorgio secondo me è abituato a queste emergenze più di noi. Vediamo se Priuli ovviamente adesso andrà in panchina. Gli arbitri vengono a richiamare all'ordine giocatori e panchine, è ora di rientrare in campo. Arui, Cotani, Scomparin che andrà in lunetta, Alessandro Corno e Federico Maiocco, quintetto inedito per Legnano. Vediamo dopo il libro di Scomparin come gestirà la palla. Gurioli, Bianchi, Benzoni, Zanelli e Valesin in campo per San Giorgio. Libero di Riccardo Scomparin che va a canestro e torniamo a meno 2, 4:30 da giocare, 29 San Giorgese, 27 Royal Legnano. Esce Maiocco a difendere su Valesin, poi la palla ritorna al centro del campo per Zanelli, Zanelli guarda in giro, trova ancora Valesin, Gurioli, Gurioli per Benzoni, Benzoni solito allontanamento, tiro lungo, rimbalzo di Arui. Avevo il portapalla, passa alla metà campo, cerca un compagno, trova Cotani, Cotani riconsegna ad Arui. Arui per Corno, Corno per Maiocco, Maiocco sotto per Cotani. Fino adesso l'azione è buona. Poi subisce fallo Cotani da Benzoni, sì. Fallo netto di Benzoni che mostra la palla all'arbitro, però Daniele gli ha dato due sbracciate. Siamo qui a un metro, non puoi mentirci. E due liberi per Simone Cotani che forse per San Giorgio non è sto grosso male. Primo libero di Cotani è a canestro, meno uno. Secondo libero per il numero 17 di Legnano e buono anche questo, parità, parità 29, gap limato da parte di Legnano, contropiede di San Giorgio. Benzoni, angolo per Valesin che non ci pensa su, tira e sbaglia, la palla è bianca, sempre libero comunque il tiratore nell'angolo, questa è una pecca che non si riesce proprio a evitare. Va bene perché Arui, Arui per Maiocco, Maiocco per Scomparin, Scomparin per Cotani, Arui, Corno, Corno mette giù la palla, Cotani, Cotani per Corno, gran palla, poi errore di Corno da sotto, mamma mia, poi attacco di, non vediamo più niente, abbiamo la panchina di Legnano in piedi davanti a noi, la palla dovrebbe essere di San Giorgio, sì la palla è di San Giorgio, va Zanelli a prendersi la palla dall'arbitro. Rimessa dal fondo, Zanelli per Gurioli, riconsegna il suo playmaker, fallo di Arui, fallo di Arui, laterale per San Giorgio e siamo nel bonus anche noi adesso. Albanese in campo addirittura a dare consigli al suo playmaker, mentre Ale Crotti ci impalla qualsiasi visione. Zanelli, esatto, Zanelli per Gurioli, marcato addirittura da Maiocco. Fallo ancora di Arui. Fallo ancora di Arui e stavolta ci sono liberi. Cambio, Arui non ha inciso oggi come aveva fatto con Spilimbergo. Per ora non ha inciso, poi va dal coach e gli dice coach ma io non ho fatto niente. E intanto ci becchiamo due liberi sul groppone di Zanelli che segna il primo e riporta avanti i suoi. Secondo libero per Zanelli, a segno anche questo,
31 Royal Legnano 29, cioè 31 San Giorgese 29 Royal Legnano. Maiocco per sacco. Maiocco che non ha inciso in attacco anche lui. Scomparin non tira, non si fida, va in entrata e va a segnare due punti. Bravo Riccardo. 31 pali, 2.5 da giocare. Gurioli per Zanelli, blocco di Benzoni, poi esce Sebastiano Bianchi che va in entrata, sbaglia, rimbalzo di Scomparin, palla del sorpasso per Legnano. Sacco perde palla, ma l'arbitro non ha fischiato perché no, gliel'hanno toccata, quindi la palla è in gioco e palla persa buttata via da Legnano, e queste sono cose che veramente non si vorrebbero mai vedere, però purtroppo. Zanelli fuori per Gurioli che ci prova subito da tre, il tiro lungo, rimbalzo di Corno, riparte Claudio Sacco per Cotani per Corno, subito da tre, bomba di Alessandro Corno, più tre Legnano, 1.20 da giocare. E si risveglia un po' il pubblico di Legnano, poi viene fischiato un fallo in attacco e cambio, ritorno in panchina Maiocco che non ha inciso per ora. Non abbiamo visto molto in partita oggi, forse ha preso qualche rimbalzo, vediamo, ma non mi pare, un rimbalzo per ora e basta e pochissimo altro, cioè niente da Maiocco per oggi. Speriamo di vedere un altro Maiocco nella ripresa. Corno ancora lui dall'angolo, lunga, rimbalzo di... Ma il rimbalzo secondo me era di Legnano, ma la palla viene data a San Giorgio. L'ultimo tocco, l'arbitro dice, di Filiberto Dri, a me era sembrato di Gurioli. Siamo qui vicini, è difficile possiamo confondere, l'arbitro era più lontano di noi. Comunque attacco per San Giorgio, Gurioli per Benzoni, fallo di sfondamento, fischiato da Benzoni, sfondamento di Benzoni. Benzoni non ha capito? No, ha capito benissimo, solo che secondo me l'arbitro ha fatto un piccolo errore tecnico, ha indicato per sbaglio il fallo del difensore e quindi Benzo in quel secondo aveva ragione, poi si è corretto e ha indicato il fallo in attacco. Tra l'altro mi sembrava evidente il fallo in attacco di Benzoni. 34 Legnano, 31 San Giorgio, 43 secondi al termine del secondo quarto, time out. Sì, time out chiesto da Marco Albanesi perché ha visto a sua volta i suoi andare un pochino in confusione. Sì, hanno partito bene con un bel break all'inizio del primo quarto, poi invece ecco, se posso permettermi, la parte offensiva della Royal oggi la vedo un pochino affidata alle iniziative personali. Corno, sacco, poco gioco, si è vista una palla sotto per Masper, si è vista una palla sotto per Cotani che tra l'altro comunque è sempre triplicato quando riceve. Ecco, vorrei vedere una manovra più corale, cosa che invece la Sanjo va più sul liscio, tira l'uomo libero e dopo una azione manovrata, ecco. Vabbè, si riprende, 43 secondi da giocare, sacco per Dri, blocco di Scomparin, Dri ancora per sacco, angolo per Corno che ci riprova da tre, lunga anche questa, ma tap in di Cotani, due punti per Legnano, più 5, tap in di Cotani, amato,
amato per Saini. Saini marcato da Cottani, non sa bene cosa fare, poi dà la palla a Valesin. Valesin contro Filiberto Driss, gira, segna, bravo Valesin. 5 secondi, sacco, 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 bomba lunga. Si va all'intervallo, ragazzi, si va all'intervallo lungo. Royal Legnano 36, San Giorgese Basket 33.